Sapete che su questi laghetti ho beccato una volta i cerchi di ghiaccio, che è una cosa stranissima che avviene nei posti del nord, perché con il vento in un certo modo, con la corrente in un certo modo, si formano questi cerchi, sono poco. Dai! E è una cosa spettacolare. E se becchiamo il lago con i migliori casi, è uno spettacolo. E qua ci sono gli anelli di ghiaccio, dicevi? Sì, qua. Ma qui in autunno è bello perché l'acqua è che colori, fantastico! Grande Pino che conosce tutti questi sentieri. Grazie anche a questo libro che mi devo procurare assolutamente. Che riporta tutti i sentieri dell'Abruzzo e tra questi anche quelli del versante aquilano e penso anche teramano. Wow! Ah! Come si possiamo passare? Bellissimo! Questo libro contiene solo i sentieri del versante aquilano. No, dappertutto. Anche teramano? Sì, sì. Specifico per mountain bike. Sì. Poi c'è un altro libro che invece solo MTB in Abruzzo, ce ne ha tantissimi col dischetto. Con i tratti GPS che puoi scaricare. Comunque panorama fantastico. L'aria è meravigliosa. L'aria, sì. Perché vai da noi, se non cali almeno sopra le antenne, sì. Senti il caldo. Sì, sì. Qui già siamo un po' in quota. Sopra i 1200. Penso. Non so perché. Siamo scesi. Gli abeti. Sì. Così ho fatto tante volte, ho fatto dei percorsi. Sono arrivato a una passata, poi ho ritrovato l'indicazione che dovevo fare 3 km, di cui uno almeno con la bicicletta a segno perché sono sì. C'erano rocce e sono sbucato qui nella montagna. Bello!
E l'ha salvati tutti? Ma io stavo pensando, perché non facciamo anche noi una raccolta di queste percorsi. Di questi percorsi aggiornati? Sì, è carino. Tanto una pagina web oggi che ci vuole? Secondo me manca un po' questo aspetto. Hai visto che display che c'ha questa bicicletta? Sì. Era meraviglioso. Sì, andiamo di là. Wow! Percorso bellissimo. Certo, si potrebbe fare fino a qua, almeno con le mountain bike si potrebbe fare. Fatichi un po', ma si fa, no? Con le muscolari. Un orso. Quello che mi dicevi. Wow. Stavolta faccio video anche all'andata perché è troppo bello. Io quando vengo qui qualche volta mi porto l'anatra. Ho visto la foto l'altra volta. Il libro, gli occhiali per leggere. E mi sto qui. Che la data che quando ho preso è piccolissima. La metto dentro il casco e lo sbaglio. Quindi non ho più da fatto, mi riempie. Nel bol vuoto. Wow, veramente bello. Questo si riconcilia con la natura. Sì. Avvocato, mi devo spostare per farla passare? Perché lei è più veloce. Mo perché ti trovi con uno che sta alla fattoria da 1250. No vabbè, ma si consuma veloce. Se la tiro beve, sopra la metà consuma proprio troppo. E io adesso al primo, però prima l'ho portato al secondo e terzo. Che bella dietro. Bello, ti sai che vado con Johnny, qui si arriva. E che avete visto? Sto credibile che sta basso. E ancora? Sì, sì. Allora, con Johnny avevamo fatto questo cancello, siamo entrati in una piana, ci sono tre ingressi. Abbiamo visto che da un altro ingresso arrivavano due biciclette, ma perché ne vediamo tre, poi ne vediamo altre tre. Allora, arriviamo dove incrociavamo questa cosa, dovevamo fare tutto per queste biciclette, c'era una gara di mountain bike. Ti siete messi in mezzo e andavano a Santo Stefano. Vabbè,
Noi siamo andati a Santo Stefano, dovevamo entrare dentro al tunnel di Santo Stefano. La cosa carina è stata che noi andavamo per cacchino, dentro, la gente ci applaudiva. Bravi, bravi! E non stiamo a fare la gara, noi andiamo qua, siamo intrufolati per andare a mangiare, a bere una birra. Qui? Vai, vai, vai. Allora, io non so dove... tanto è sempre dritto. Dritto? Sì, sì, io qua viaggio pure con le sospensioni. Chiuse? Pure io? Di qua? Bello, molto tranquillo, tranne per questi rami. Un po' bassi, però per il resto veramente sono dei profumi e dei colori stupendi. Pino? Sì. Lassù o qua giù?
bello, bello. L'accensione è un po' lenta. Devo dire la verità, sì. Però poi si diverte. Particolare davanti perché è molto graduale, mentre il XT è più on off, mi sembra. Li conosce tutti questi sentieri, eh? Per fatti tutti, anche avventurandosi, il che è una cosa fantastica, che qui non è che ci sono molte indicazioni, dicevamo prima, differenza anche col Trentino. Buongiorno pastore con le pecore. Come non se ne vedono più tanti. Che colori poi. Guarda, io ho gli occhiali. C'ho un po' gli occhiali adesso, quindi non è che vedo tutto benissimo perché sono un po' rossastri. Ma anche con gli occhiali, cioè, dopo mi voglio rivedere il video anche per vedere questi stupendi colori. Bici spentissima. Bello, eh? Bella discesa. Giallo e viola e verde insieme sono uno spettacolo. Bello del 120 nm è anche questo, no? Farsi queste salite come se fossero delle discese. Bellissimo.
Wow. Chiuso là. Però voglio troppo fare il video qui, perché adesso si riapre, si apre questa vallata che, cioè, ha del, non ha nulla da invidiare alle più belle vallate del mondo. In bicicletta per fare escursionismo, certo, e quindi noi risaliamo di là. Sì, noi saliamo lì, perché c'è un altro cancello lì e un cancello sta là su. Wow, taglia Maurizio, Fabrizio, come si chiama? Fabrizio. No, tanto che fare da sotto la strada, perché devo andare in cancello. Se tu sei recitata qua per i cinghiali. Ah, quindi qua non entrano i cinghiali. Ah, visto, abbiamo superato un cancello che era aperto, perché era aperto sicuramente il pastore. Poi il contadino, quello col trattore. Col trattore. Vedi, qua c'è un'altra fonte. Beh, da qui come fa arriva? Wow. Di queste cose, ci saresti qui, sì. Rifugio chiuso. Ah, però non sta. Fantastico, bello. Corso assolutamente da fare. Anche con la muscolare si può fare, almeno finora non ho incontrato percorsi, parti di questo percorso che non si possano fare. Certo, dopo la prima discesa c'è una salita, quella sì, magari può risultare un po' antipatica, però non eccessivamente. E adesso pure dovrebbe esserci la salita, quindi mo vediamo. Però i colori spettacolari, non oso pensare a settembre, ottobre, cosa sarà. Sicuramente ancora più varietà nei colori.
tagliato la sbarra con la sega, con la... Cioè, allora la provincia si è messo a ghiaia, proprio un chilo di ghiaia. Io con la ah, così non... Non si può passare. Ma è però d'estate? In qualche modo. Ah. Perché il problema non è tanto quando nevica, ma è se venta. Quando venta fa il ghiaccio, quindi... Pericoloso. Wow. C'è il lago e sotto c'è la locanda sul lago, sicuramente si accattisce. Il tragitto che ho fatto io è a sinistra di questa di Santo Stefano, mi sembra. Quella comunque è una strada asfaltata fino a un certo punto, poi la sua a destra gira e diventa bianca. No, se... Dov'è la torre? Sulla... Dove stanno le gru? Là? No. Mi sembra, eh. Qua sempre dritto? Salve. Salve. Bellissimo. Bella, bella. Adesso passiamo da dietro l'accesso. Domenica era chiusa la navettina qua. Ma a un certo punto dobbiamo andare sulla sinistra.
punta, mi hai venuto a finire peggio. No, ti ho tagliato da quella parte di là. Ti faccio vedere una cosa bellissima. Mi sembra di no. Qua ti applaudivano a mezzo. Ah, ho capito, fa quelle gare proprio di... che scendono dai gradini pure? No, quella proprio... No, no, ok, si segue. Wow, bellissimo, stai a riprendere GoPro. Nonna Peppa, nonna Peppina. Wow, qui è bellissimo. Osteria, no, bottega store. Salve. Bellissimo. Fantastico. Tutta la vallata, tutti i panettoni che ci sono qui. Questo sbuca lì al cancello che abbiamo fatto a salire. Wow. Si sale.
però c'è una veduta spettacolare. È vero? Il rifugio sta dietro questo collo. E con Laura ho fatto questo percorso con un campiere di Baristone. Mi ha detto che c'è anche... Dove porta poi? Quindi si può fare anche in questo a senso? Salire, facile facile a salire. Bella, ti ricordi? Uh-huh. Io lui l'abbiamo fatto. Io l'ho fatta d'inverno da solo. Oh! Sì, sì. E era prima giù. Ma che è? Poiana, un falco. Un falco è troppo grande per il falco. Ma che bello. Stava lì,
vi ho indicata quando siamo, abbiamo cominciato la discesa. Ah, no, non capivo. Ce l'ho fatta! L'albero non è l'erba. Qua? E poi di là? Ah!